Un attacco da ricostruire. E questa è la missione principale per la dirigenza del Pescara, poiché il reparto al momento è sguarnito al netto della presenza dell'esterno Manuel Marras. Dobbiamo prendere due elementi importanti e l'indicazione data dal presidente Daniele Sebastiani, che però ha frenato sulla ipotesi più suggestiva, Daniel Ciofani. L'attaccante di Cerchio è legato al Frosinone fino a giugno 2021. Sebastiani ha dichiarato che il giocatore è stato vicino lo scorso gennaio, ma che quando si è chiusa la stagione il Pescara non ha mai parlato con il centravanti. Il discorso però può essere ripreso. Dopo sei stagioni stupende con due promozioni in Serie A, il giocatore potrebbe ritenere chiuso il suo ciclo a Frosinone e questo potrebbe agevolare un ritorno in quel Pescara dove è cresciuto a livello giovanile e dove ritroverebbe il fratello Matteo. Situazione interlocutoria anche sul fronte esterni d'attacco. Il Delfino è pronto a mettersi al lavoro per il rinnovo del prestito di Sottil, ma si è in attesa della costituzione del management sportivo della Fiorentina, del neo proprietario Rocco Commisso, che ha interrotto il rapporto col DS Pantaleo Corvino e ora deve scegliere il suo successore. Al momento non ci sono tracce concrete su alcuni rumors che portano ad un paio di esterni di proprietà del Parma, l'olandese Alessio da Cruz, di ritorno dal prestito allo Spezia, e Cristian Galano, che nell'ultimo torneo ha giocato in prestito al Foggia. Un nome, quello di Galano, che ciclicamente torna ad essere accostato al Pescara. Galano l'abbiamo cercato 3 anni fa noi, anche con una certa insistenza. Però è ancora giovane. Sì, no, Galano c'ha 28 anni, se non vado errato, quindi non è neanche un giocatore vecchio. Ogni volta che è tornato ha fatto bene a Bari, poi siccome è forte i gol li fa dappertutto, perché pure a Foggia ha fatto i gol, però effettivamente le sue migliori stagioni le ha fatte a Bari. È un giocatore forte per la categoria, è sicuramente un giocatore importante. Il talento di Galano, per quanto a volte poco costante, non fa restare indifferenti, tanto che sul Robben delle Puglie hanno messo gli occhi la sempre ambiziosa Cremonese di Rastelli e anche il Perugia, da poco passato nelle mani dell'ex tecnico biancazzurro Massimo Oddo. Col Parma si intrecciano i fili di quello che può essere il più importante tra i movimenti in uscita del Delfino, Gaston Brugman. Per ora la società ducale nicchia, ma l'interesse verso il capitano biancazzurro esiste già dalla scorsa estate. Come confermato dal presidente Sebastiani, Brugman sta benissimo a Pescara, ma potrebbe essere allettato da un salto di categoria in Serie A. Oltre al Parma, anche il Cagliari ha degli estimatori del centrocampista uruguaiano, ma potrebbe anche essere tentato da un'offerta mostro di un club di Serie B particolarmente ambizioso, su tutti la Cremonese.